Io non ho partecipato alla proiezione della prima, però l'ho visto un mese prima a casa insieme alla produzione. E l'ho visto quindi la prima volta come l'hanno visto i 7 milioni di spettatori a casa con mia moglie e mio figlio, e quindi nel modo più intimo possibile. Che cosa ha pensato? Ci sono stati tanti commenti e dopo le chiedo anche un suo, ma che cosa ha pensato nel vedere oltre 1 ora e 40 di immagini dedicate a suo padre e al Cilento e a Polica? Che cosa ha pensato? Pensato che naturalmente bisogna essere contenti per quello che è stato realizzato, quindi ci sta il film che racconta la vita di papà, ci sono questi 140, 100, 105 minuti che raccontano la vita di una persona che naturalmente non bastano, sono stati molto pochi, ce ne volevano 2 di 3 puntate, però va benissimo così, ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato al film e hanno creduto a questo progetto. Quindi, pensiamo che siano state tagliate delle scene, ma questo è dovuto al fatto che comunque avevano poco tempo a disposizione. Quello che ha lasciato, secondo me, rispondendo con una risposta molto sintetizzata, è il fatto che comunque oggi ci sta un ricordo ancora più forte di papà, e questo è quello che lui merita, merita di essere ricordato nella storia. Ecco, ma in quelle immagini, nella ricostruzione della storia di suo padre, lei ha rivisto, ecco, papà, quello che è stato realmente il sindaco Angelo Vassallo? La storia è stata raccontata da professionisti, da artisti, ma che naturalmente non hanno conosciuto papà, quindi bisogna anche ricordare ora questo, quindi è difficile per loro riuscire a trasmettere quello che lui era. Noi che l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo vissuto, naturalmente possiamo trovare tantissimi, tantissimi accorgimenti. Papà secondo me era anche di più di quello che è stato rappresentato nel film. Papà era una persona attenta a tutto, era una persona straordinaria, come già abbiamo detto centinaia e centinaia di volte. Però naturalmente è stato raccontato da persone che non l'hanno conosciuto, quindi bisogna comprendere questo. È stato difficile per loro venire qui, conoscere tantissime persone, in breve tempo raccontare una storia. Hanno parlato con poche persone, magari ci voleva tantissimo altro tempo per parlare con tutti gli amici, però va benissimo così, va benissimo così. Ecco, qualcuno si è lamentato anche sull'immagine data a Pollica, ad Acciaroli, qualcuno ha detto non è Gomorra, non è terra di Gomorra, secondo lei è stata un po' esagerata la ricostruzione rispetto a quella che è la realtà, lei vive quotidianamente ad Acciaroli, vive ecco, in questa splendida cittadina della costiera cilentana, è stata come dire ricostruita la realtà o è stato un po' come dire riportato in maniera esagerata quello che realmente è? No, non voglio ora fare il difensore della produzione o del regista, perché assolutamente non è il mio compito, però come dicevo questo è servito anche a far capire il cambiamento drastico. Pollica prima del 95 non era un comune dove magari aveva questi punti dove c'è stava l'immondizia che bruciava, assolutamente no. Era un comune normale come tantissimi altri e naturalmente dopo il suo insediamento c'è stato un miglioramento. Uno straordinario miglioramento. Quello che esisteva prima non avevano come il comune di Pollica e tantissimi altri, ancora addirittura non li hanno oggi, isole ecologiche, punti di raccolta, e quello è quello che serviva per quanto è stato raccontato, ecco, dell'immondizia. Per quanto riguarda il resto, Camorra, sì, anche questo è servito a raccontare la vita di papà nella sua battaglia contro i piccoli spacciatori, che poi potrebbe essere, e ripeto, potrebbe essere uno dei filoni delle indagini. Vogliamo un pochino rasserenare gli animi, cioè, ecco, è stata Ma davvero. penso di sì, penso che bisogna fare Ecco. una sintesi con un livello un po' più alto, nel senso che comunque va bene, papà è stato conosciuto ancora di più, va bene così, anzi c'è stata l'opportunità di andare in una rete come la RAI, Beh, con oltre essendo 7 seguito da milioni di 7 telespettatori, milioni di insomma, spettatori, va qualcuno ha bene così, detto va più di bene. Giorge Clooney, per noi era scontata questa attenzione, però riceverla da tutta Italia, voglio dire, è stata una conferma di quanto l'immagine di Angelo Vassallo è venuta fuori ed è venuta fuori in maniera positiva, purtroppo, dopo la sua scomparsa.
c'è molta curiosità, le persone volevano conoscere la vita di una persona che era riuscita a fare tanto, e quindi tante persone sono state lì attaccate alla televisione per conoscere la sua vita, che poi è stata raccontata bene o male, è difficile riuscirlo a dire, però io penso che oltre a questo la cosa più importante è stata fatta, è stato fatto un film e va benissimo così.